Ciao, in questo video voglio parlare del fenomeno dei flash forward, per rispondere a un'amica che mi segue su YouTube. Ora, cosa sono i flash forward? La traduzione letterale sarebbe lampo in avanti. È una capacità che alcune volte si manifesta, che comunque abbiamo tutti come esseri umani, di percepire possibili linee di probabilità di eventi futuri. Il tempo è soltanto una concezione che abbiamo noi esseri umani. La cronologia del tempo, cioè il fatto che un passato esiste un passato nella nostra mente, ma che di fatto non esiste più, esiste un tempo presente, poi esiste un futuro, ma che in modo aleatorio, che non è ancora ben definito. In realtà le cose sono un po' diverse, perché esistono infiniti passati, esistono infiniti presenti, esistono infiniti futuri. E l'essere umano a un livello più profondo può percepire queste linee di probabilità, perché, come dire, non è che il passato, quello che noi ricordiamo, è l'unico passato possibile. In realtà ve ne sono infiniti, come vi sono infiniti presenti e vi sono infiniti possibili futuri. L'unica differenza è soltanto nel fatto che noi abbiamo fatto accadere un qualcosa, sta accadendo qualche cosa e accadrà qualcos'altro, in funzione delle azioni che via via stiamo facendo, in un'interdipendenza continua. Potremmo dire che il passato sono le azioni che non sono ancora, che sono già maturate in un certo modo, gli effetti karmici già maturati, il presente sono effetti karmici in via di maturazione e il futuro sono eventi karmici che devono ancora manifestarsi. Ma in realtà ne esistono infiniti, quindi noi poi andiamo a sceglierne qualcuno attraverso le azioni che facciamo. E a un livello più profondo, passato, presente e futuro in realtà non esistono, è tutto un immenso, diciamo, contenitore di infiniti eventi che noi andiamo a percepire. Ecco quindi che se entriamo in stati di rilassamento profondi, in modo deliberato o in modo spontaneo, diciamo così, cosa che può avvenire ad esempio nei sogni, può avvenire nelle situazioni, diciamo, di attundimento fisico particolari, oppure nella meditazione, noi possiamo avere dei flash forward di qualcosa che potremmo andare a sperimentare. Non è detto che la sperimenteremo, però è come se facessimo una capatina in un possibile futuro. Il flashback, invece, è esattamente al contrario, è fare una capatina in uno dei tanti passati, che è quello che abbiamo sperimentato, qualcuno che invece non abbiamo ancora sperimentato, quello che abbiamo sperimentato in questa vita o in altre vite. Perché comunque è ovvio che il nostro corpo fisico cambia sempre, costantemente, invecchia, muore, poi ne riprendiamo un altro. Insomma, quando lasciamo questo corpo entriamo in un altro. Ma al di là di questo, noi abbiamo questa capacità. Quindi il fatto di avere un flash forward non vuol dire che necessariamente andremo a sperimentare quella possibile configurazione di universo, ma è probabile che accada se noi intanto riusciamo a conoscere una possibile configurazione di universo e se è una configurazione positiva possiamo canalizzare le nostre energie per attrarre poi nella nostra vita esattamente, diciamo, quel tipo di configurazione. Se fosse negativa possiamo agire al contrario per allontanare, quindi creare delle condizioni in cui quella particolare configurazione di universo non si manifesti. È importante quindi prestare attenzione a questi segnali perché ci dicono delle cose sul mondo, su noi stessi, sull'universo in fondo e sulla struttura del tempo. Quindi ben vengano, dobbiamo cercare di utilizzarle al meglio per vivere poi meglio la nostra vita. In alcuni casi possono essere stimolati deliberatamente, serve un po' di allenamento, soprattutto nei momenti ipnagogici, cioè al mattino, al risveglio del mattino e all'addormentamento della notte, indirizzando la nostra mente, visualizzando la nostra mente su una linea del tempo che va verso il futuro. Questo è l'input che diamo, diciamo, affinché poi si manifestino concretamente dei flash forward, che si manifestano molto spesso, soltanto che poi li viviamo in stati di incoscienza, tra virgolette, o per meglio dire di coscienza molto ridotta, per cui la nostra parte logico-razionale poi non li memorizza e non ce ne ricordiamo. Però sono strumenti utili, utilissimi per la crescita personale. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!